Morning. Mi viene in mente la piccola Dominique, che mi dice: beh, che chi ho baciato la notte del ballo in maschera era Flora. Non sarà una tua voglia inconscia? Ma quale voglia? Ti sto dicendo la verità, sono molto preoccupato. Non so se è qualcosa che io le ho detto perché lei... beh, non è chiaro. A dire la verità, non so se è solo un sogno oppure... non lo so. Sai che cos'altro mi ha detto? No. Che se volevo veramente scoprirlo, dovevo andare da lei e baciarla di nuovo. Quindi, questa idea ti sta facendo impazzire, giusto? Sì. Potresti fare una cosa, perché non la baci? Baciala. Prova e basta, così ti togli i dubbi. Alla fine è solo un bacio, no? Mi permette questo ballo? Un bacio. Stai bene? Sì, anche lei sta abbastanza bene. Dico che... meno male che è entrato, perché stavo per cadere e poi magari potevo sbattere la testa. Sta cercando la sua fidanzata? No, no, cercavo te. Perché? Perché... Che fai con le scarpe di Delfina? No, veramente io... me le sono messe perché stavo... Perché stavi? Stavo per inciampare accidentalmente e i piedi mi sono scivolati proprio dentro le scarpe. Che ci fate voi qui? Niente, oggi è giornata di pulizie e ho tirato a sorte con Greta a chi toccava questa stanza e ho vinto io. E così, appunto, e... dicevo al signor Federico di stare tranquillo che questa stanza verrà pulitissima, sì. Prego. Permesso? Prego. Che non ti venga in mente di far soffrire la mia cara Delfinuccia. È chiaro? Qualcuno avrà un problema. Ah! Ma che c'è? Che, per caso le piacciono i polli? Quali? Quei polli, perché a me piace parecchio mangiarli. Poi a guardarli bene in realtà mi fanno un po' senso. Mezzi morti, tutti spennati come se li avessero... Perché non vai fuori a vedere se piove, Amalia? Se fuori piove? Come no? Ma cosa fa? Sa una cosa? Che cosa? Ci sono delle nuvole brutte tutte nere. Però non credo che verrà un acquazzone, no? Perché non vai a vedere se è arrivata apposta per me? E se è arrivata che faccio? Gliela porto a lei o la lascio nella cassetta? Gliela porto a lei o la lascio... Mangiatela! Mangiare che cosa? Devo mangiare la posta o questo canovaccio? Questo canovaccio oppure la posta? Io mi impiccherei adesso. Era il favorito e invece è arrivato ultimo. Sì, lo so che sono imprevedibili i cavalli. Ci ho puntato un mucchio di soldi e adesso che figura ci faccio? Che cosa le hai fatto alla nonnina che ieri sera era così tanto seccata? Raccontami quella storiella, l'hai inventata. Certo, era tutto perfettamente calcolato. Sono sorpreso che... Oltre a essere carino, sei anche tanto intelligente. Sì, peccato che non sia più un autista. Il mio autista. Cosa state facendo qua? Quante volte ti ho detto di non avvicinarti assolutamente a mia figlia? E tu, cara, ti sei appena fidanzata. Non ti puoi compromettere così. È che Pedro mi stava dando una bella notizia. Lui farà in modo che presto la nonnina se ne vada per sempre da questa casa e darà la colpa a quei mucciosi. Non vedo l'ora. Che dici, non se lo merita un premio? No! No! Scusate. Giù! Giù! Ma cosa state facendo? Giù! Bravi, ehi, dico a voi, ma va tutto bene? Che succede? Oh,
no, che peccato. Ci ha interrotto mentre stavamo facendo un esercizio rilassante davvero ottimo per mantenere l'equilibrio. È vero? Sì, sì. Comunque io adesso mi sento già molto rilassato. Bene. Scusatemi, è ora sì, di andare. Adesso vedrai che guiderai molto più rilassato il volante lo girerai molto più facilmente. Sì. Scusami, non mi voglio intromettere, ma non saranno un po' troppo stancanti questi esercizi per te? Cosa stai insinuando? Eh? Che sono troppo vecchia per questo? No, Malala, no. In realtà volevo dire che facendo questo oppure... che ti succeda qualcosa? No, l'esercizio fisico fa molto bene. Aiuta a svegliare il cervello addormentato. Permesso. Povera mammina, è così presa da questi esercizi che ha costretto anche l'autista a farli. Che cosa volevi dirmi? Beh, ti volevo chiedere se a te... Beh, andava bene che Florencia cucinasse per noi. Ah, dopo quella buonissima pasta che abbiamo mangiato ieri sera, ti prego, Federico. Va bene, però abbiamo diritto tutti ad una seconda possibilità. Sì, certo. E allora scusa, perché me lo stai chiedendo? Io non impazzirò né per le streghe, né per i miei problemi, né per i vostri problemi. Lo sai chi mi farà impazzire? Il mio Federico. A questo punto sei arrivata? Sì, a questo punto sono arrivata. Perché quando ha la febbre dice che mi ama, quando non ha la febbre non mi ama, quando ha la febbre mi vuole baciare, quando non ce l'ha mi vuole chiudere la bocca con il cemento. Non può andare così. Allora lo lasciamo con la febbre tutti i giorni. Oppure gli mettiamo la carta assorbente bagnata nelle scarpe e dicono che funzioni. Urgente, urgente, dovere risolvere problema gravissimo. I bambini non continuare a mangiare biscottini e panini. Loro fare male. Beh, guarda che io mi accontento anche di un buon hamburger. Signorina, faccia silenzio che del pranzo se ne occupa la mamma. E lei si guardi le mani così almeno si ricorda come erano. Cosa c'entrare mani con pranzo? Così quando finirà di mangiare il mio pollo, con la sua boccuccia si leccherà le dita così tanto che diventeranno tutte magre. Dito leccato di pollo andare lì dentro? Cosa succede al povero pollo? No! Oh, santo cielo! Non avere mai pensato che da mia bocca potessero uscire queste parole. Antonio, perché tu non tornare? Oh, sono stanca di pensare a tutto io. Quando riscuoterò da Carlos tutti i soldi me ne andrò un anno al diavolo e che si ammazzino tutti. Pronto? Sono io, cioccolatino. Oh, ciao Carlos. Vita mia, come stai? Ascoltami, quando pensi che avrai i soldi del mio guadagno per anticiparmeli? Veramente è proprio per questo che ti ho chiamato, tesoro. Senti, perché non ci vediamo e ne discutiamo personalmente? Sì, tesoro, certo, va benissimo. L'unica cosa vorrei vederti quando ci incontriamo con delle banconote in mano o con un assegno. Non mi piace andare in giro con così tanti soldi liquidi. Non mi potresti anticipare la cifra di quanto riscuoterò? Eppure ero sicuro che tu venivi da qui. Guarda che cose pazze fa questa Florencia. Perché sarai così sacro tu? Che avrai di tanto speciale? Qui l'unica speciale è quella pazza scatenata che mi ha sconvolto la vita da quando è entrata in questa casa. Lo sai che non me la tolgo dalla testa neanche quando sto male con la febbre altissima. Allora, se sei così magico, perché non me la fai apparire qui? E ti giuro che le dico che l'amo e che voglio stare per sempre con lei. Y así será para los dos. Y así será. Sì, ma quello che non capisco è che una volta che si fa l'impasto, poi si deve... Ah, il mio Federico! Y así será.
Allora, dai, avanti, falla apparire. E ti giuro che le dico che io la amo e rimarrò sempre con lei. Oh, sta parlando con il mio alberello. Non ti fa tenerezza? Gli starà chiedendo che l'aiuti con la sua cara fidanzatina. Spero che l'alberello non l'ascolti. Mia piccola Flor, dimmi, perché non lasci che il tuo alberello e Federico sistemino con tutta tranquillità le loro cose? Così noi possiamo andare dentro ad occuparci tranquillamente delle nostre. Sì, hai ragione. Andiamo di là, così non ci vede. Che sto facendo? Sto parlando con un albero. Sto diventando veramente pazzo. Ciao, Carlos. Come stai, va? Tesoro? Tutto bene? E tu? Io molto bene, allora? Beh, tutto bene, tutto bene. Che dice la fragolina più polposa di questo mondo? Fermati un attimo con la frutta e ascoltami, mio caro. Quanto ho guadagnato con il mio investimento? Beh, mi dispiace dirtelo, ma l'affare è fallito. Come è fallito? Sì, è fallito perché è crollata la borsa del Giappone e quando i giapponesi va giù la borsa, siamo tutti nei guai. Ma che bella notizia! Vuoi dire che tutta la fortuna che ho investito l'ho persa in un solo istante? Oh, dai, non fare così. Cosa dovrei fare? Calma, eh? Ma quale fortuna? Avevi detto che erano solo monete. Monete? Sì, per le domestiche. Sono le monete che hanno investito le mie domestiche e adesso gliele devo per forza restituire. Va bene, ascolta, ci sarebbe un modo per recuperare tutti i soldi. E quali sarebbe? Avanti. Dovresti mettere qualche banconota in più. Altri soldi? Malala, che fai? Lo stai pagando per farti scaldare il letto? Io vorrei solo dire una cosa. Perché ti metti in mezzo, maleducata, che non sei altro? Sì, ha ragione. Perché non ti vai a lavare bene la lingua prima di mancare di rispetto a tua madre? Perché non ti stai zitto e la smetti di fare il fantasma come tuo cugino? Infatti, no. Tuo cugino? No. Come fai a conoscere il cugino di Carlos? No, è confusa. Si vede che è molto confusa tua figlia, ma non importa, le passerà. Sofia, ricordati che più passa il tempo e più mi vorrai bene come se fossi tuo padre. Ricordatelo. Andiamo, fragolina, vieni. Sei proprio un viscido. Davvero, Titina, per favore, aiutami con Federico, fa che torni a fidarsi di me, che io posso cucinare. Cosa? Tu cucinare? Ma se non sai distinguere una patata da un cocomero? Beh, ma per questo che ci sei tu, lo sai che ti dona il rosa? Davvero? Sì, certo. Che pestifera che sei. A me non mi prendi in giro, provaci con qualcun'altra, per mia cara. Favore, che Titina, c'è? Ti prego, ti supplico, che... mi devi fare questo favore sul serio. E poi a te non costa nulla e fai dei bocconcini buonissimi. No, non posso proprio. Per favore, Titina. Ascoltami, Flor, come faccio io? Ho una casa, un negozio di parrucchiere. Se vengo qui a stare tutto il giorno chiusa, che fine fa la mia vita? Ma solo finché non ritornerà Antonio, Titina. Lo sai che ti voglio tanto bene. Oh, santo cielo, per favore. Come devo fare a dire di no a questa bambina capricciosa? Ah, ma io lo so che a te piace tanto che tutti ti vengono a chiedere le cosine. Adesso il merito lo prendo io, visto che non devono sapere che sei stata tu. Oh! Corri, 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 non ti fare scoprire. Alta, signorina Delfina. Che c'è? Non entri. Perché no? Perché si riempie i capelli di fumo. Qualcuno ha alzato la temperatura del forno e c'è un odore terribile. Ah sì? Che peccato. Se ne vada via subito, che con il fumo le potrebbero cadere tutti quanti. Oh no! No! Amalia! Amalia! Che c'è? Dove stai andando? Sto andando a sistemare i panni puliti. No. Non sai che cosa è successo? La cosa? Non lo sai? Bene. Mi ha detto Greta che c'è della laniccia grossa così sull'erba, orrenda. Ah, sì? Sì, devi toglierla. Non sapevo che l'erba facesse la laniccia. Sì, veramente, anch'io l'ho saputo da poco. Ma com'è possibile? Beh, va a pulirla. Sì, prima però vado a portare... No, lascia che ci penso io. Greta si potrebbe arrabbiare terribilmente con te. Vai, sbrigati, sarà meglio così, almeno starai più tranquilla. Sai che cosa penso? No, cosa? Che ti costerà molto conservare questo nostro piccolo segreto. Titina, stai tranquilla, sarà una passeggiata, vedrai. Nasconditi! Greta! Tu fare passare me ora! No, aspetta, fermati! Cosa succede? Tu vai di là, perché è compito mio preparare la cena, quindi in cucina ci sto io. Scusami, mia cara, ma cucina e sarà anche mia. No, adesso ci penso io. Ora basta stupidaggini e fammi passare. No, Greta, ascoltami, ho un problema da risolvere, te lo voglio dire in privato. Cosa è successo? Ora diremi tutto. Ecco, adesso ti dico tutto. Che è successo? Parla piano, se no ci sentono, ma... è terribile quello che ti dirò. Essere tutto orecchia, parla. Ho scoperto un libro. Segreto.
Un libro segreto che sembra valga milioni è lì, ma parla piano perché pare che lo stiano cercando. Lo cercano? Sì, molti paesi sta lì. Corri dentro. Vai, brava, piano. Piano, mi raccomando, è quello azzurro. Io vado a fare la pipì e torno. Floriziente, ma perché chiudere porta con chiave? No, Greta, non ti ho chiuso. È che si è bloccata la porta. Vado a chiamare Pedro, così mi aiuta a farti uscire, va bene? È per un buon motivo, giuro. Uscire così di corsa e lasciarmi rinchiusa nella sua stanzetta. Oh. Tedina, come va? Sto impazzendo, ormai sono arrivata alla frutta, purtroppo. Che bello! Florisienta! Oh, vai, vai, vai! Devo uscire, Tedina, corri, corri! Florisienta! Vai, vai, vai! Tu non dovere né fare pipì né bloccare porta. Tu avere chiuso me e io volere assolutamente spiegazioni, ora stessa, subito, adesso! E una spiegazione? Sì. E allora gliela do. Le volevo preparare una sorpresa, Greta. Quale sorpresa? Guardi qui! Ecco cosa ho preparato per voi. Mein Gott, non credere ai miei occhi! Tu preparare tutte queste cose per me? Sì, con queste manine da principessa. Hanno suonato, torno subito! Arrivo! Ancora non ho le ali per volare! Signorina Lucrezia, che fortuna averla incontrata. Che cosa hai combinato questa volta? Non ho fatto niente. Ah, non ho fatto niente. E come mai c'è la signorina? No, lui non c'entra questa volta. Il problema adesso è Martin. Sa cosa è successo? Facevo il giro delle classi e l'ho trovato che stava facendo questi disegni durante la lezione di storia. Pensavo che tornasse cambiato dallo scambio culturale. Che orrore, terribile disastro! Avete fatto questo non potere accettare. Beh, si controlli, signorina Lucrezia. Che cosa ha detto? Che devo buttare subito questo foglio nel cestino, ecco. No, 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 lo devo tenere io. Questo disegno è la prova del delitto. No, la prova del delitto la tengo io. Non potere essere così, Asinen. Florencia, dove sei? Oh, vada, vada, tranquilla, risolverò io tutto. Vada, vada. Flor, con chi parlate? Con Martin. Sì. Sì, ho sentito la voce di una donna. Ero io, Federico, ero io. Sì. So fare le imitazioni, quanto mi piace. Sì. È da quando ero bambina che mi piace imitare donne, uomini. E qual è la tua imitazione preferita? Beh, a dire la verità, a me piace molto, ecco, Patricia Sosa. Veramente? Sì. Perché non me la fai sentire? Sì. Tu sei il cammino, con te la vita è facile. Ecco fatto. Guarda che carino adesso. Non lo voglio, buttalo. Ma perché lo dovrei buttare? Scusa, è il ricordo del tuo primo amore. Ma che ricordo del mio primo amore? È il ricordo del mio peggior trauma. Ma che dici, Martin? Non è un trauma, è una cosa bella. Anzi, è la cosa più normale del mondo che ti piaccia una ragazza, altrimenti saresti un alieno. Possiamo entrare? No, signorini, sto parlando di cose da grandi. Sì, come no, da grandi. Lo so che Martin è innamorato. Uscite! No, sta zitto! Fuori, uscite! Sta zitto, no, sta zitto! No, lì, no, non è giusto! No, no, però, non è giusto! Subito! Fate sempre fuori. Così! Santo cielo! Martin, non essere imbronciato, non mi piace vederti così, davvero. La signorina Domenica ha un caratteraccio, ma che ti importa? Lei è acida, non è un problema tuo. Devi stare tranquillo, ti devi divertire. Flor, tu non capisci, il problema sono io. Il mio è un istinto che non mi consente di essere me stesso. Ma no, ma che istinto è istinto? Tu sei innamorato di Paz, divertiti, vivi, approfitta. È molto bello quello che ti sta succedendo. No, no, comunque sarebbe un amore impossibile. Come? Nessuna ragazza è impossibile fino a quando non ti ferisce il cuore almeno 3 volte. Non è vero, Flor? Non lo so, non mi occupo di ragazze. Allora, com'è andata con la moretta? Ti ha respinto? No, no, peggio. Mi ha trattato come se fossi un fratello, capisci? Io le piaccio perché pensa che non voglio uscire con lei e perché sono diverso dagli altri, ecco. Martin, devi tirare fuori l'asso dalla manica.
Senti, Franco, grazie per tutti i tuoi consigli, però adesso non ne ho come bisogno. No? Di quali consigli parlavate? Flor, ti va di darmi ripetizioni? No. Ripetizione di cosa? Di come si seduce una ragazza. Dai, su, andiamo. E voi prendete appunti, eh? Di qua. Ah, Franco! Perché questi bambini mi trattano così, maritino mio? Io pensavo di aver conquistato i loro cuoricini. Invece mi sbagliavo. Oh. E questa? Scusaci tanto, nonna Nilda. I miei nipotini, lo sapevo che carini. Ah, che carini. Devi fissare lo sguardo. Dai, scrivi allora, anche questo, forza. Stai scrivendo? Quando lei ti fissa negli occhi, allora la guardi, la guardi bene. Sì, ma faglielo scrivere. È importante, glielo ho già confusione. Detto. La guardi? La guardi e le dici? Gli occhi sono molto importanti, vero? Lo sguardo è molto importante, ma questo già l'ho detto. Che occhi? Oh, che occhi. Perché? Che cosa ho nell'occhio? Aiuto, aiuto, aiuto. No, sul serio, c'è qualcosa. Ho qualcosa nell'occhio, scrivi aiutami. Anche questo. Scrivi anche questo, d'accordo? Bene. Sì, avete una cosa nell'occhio. Ma si è tolta. Se n'è andata, meno male. Adesso va molto meglio. Ma dove vai? Devo andare vai un adesso, attimo proprio in bagno. Sul più bello. Beh, sì, scrivi anche che noi donne andiamo al bagno per farci più carine, per sistemarci, soprattutto se ci piace un ragazzo. Allora, se ti piace, non te ne andare. Beh... Avvicinati a lei. Ma... Senti quello che sente lei. Poi senti il suo respiro. Come batte il suo cuore. Senti la sua bocca. Qualcuno mi può spiegare che state facendo? E Federico, che ci fa qui? Cosa faccio? Stavamo... Era un gioco, stavamo solo giocando. Non si scandalizzi, perché non è niente di strano, è una scemenza. Non stavamo facendo niente di male, giuro. Non ho detto questo, ho solo chiesto se... Bene, Franco ci stava dando una dimostrazione. Sì, ci dimostrava come conquistare una ragazza, tutto Frank, qui. Sì, già. Certo, è una dimostrazione per chi? Beh, per chi? Per tutti. Sì. Comunque penso che adesso avrete delle cose da fare, giusto? Quindi andate, va bene? Sì. Andiamo, dai. Sì. Sì, andate. Ciao. La prossima Ciao. Volta te la ci do vediamo. Io una bella dimostrazione, caro Franco. No, non mi sono reso conto. Lo so, crescono in fretta. Quindi Martin vuole imparare a sedurre le ragazze? Sì, credo che si sia innamorato per la prima volta. Lo capisco, poverino, è una meta così complicata. Però è la migliore, la più bella. Sì, è vero, ma è una tappa difficile. Uno incomincia a capire chi è e cerca di... scoprire i propri sentimenti per l'altra persona. Ed è importante che li possa esprimere, perché a volte quando uno sente qualcosa e lo reprime, come accade a qualcuno, allora è brutto. Sì, è così, ovvio. È difficile. Sì, ed è anche la cosa più complicata. Provare quella forte sensazione che l'altro ti dà e poi... E poi quando lo vedi ti cade il mondo addosso e ti incanta. E vedere la sua luce speciale. Sai una cosa? Sono veramente molto contento che abbiamo fatto questa chiacchierata adesso, perché non succedeva da molto tempo. Mi sembra una bella cosa questa. Ci possiamo considerare due adulti e due persone sincere. Soprattutto questo, sincere. Perché ho sempre l'impressione che tu non mi dica tutta la verità. Bene,
bene. Allora rimani qui fino a quando non ti avvisiamo e senza far rumore. No, non farò rumore. Ma mi chiedo, che devo fare qui? Io ho la mia vita. Ho delle cose da fare. Me ne voglio andare. No, no, non puoi. Se ti vedono in questa casa, Flor sarà proprio nei guai. Certo, proprio per questo io per Florisienta voglio sparire. No, no, non puoi, perché questa casa è sempre un via vai. Quindi sarebbe impossibile, mi sono spiegata. Oh, 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 non fare la furbetta con me, eh? L'unica cosa che voglio sapere è dove sta Flor. E che ne so io, sarò in giro a lavorare. Tu rimani qui che io la cerco, ok? Aspetta, io devo rimanere qui? Sì. Sola? Ah, quindi tu hai paura? I grandi sono peggio dei piccoli. Ciao. No, neanche morta rimango chiusa in questa stanza. Vado a vedere dov'è questa bambina. Me ne vado in cucina. Come faccio ad avere più soldi? Flor li avrà di sicuro. Ma che potrà avere questa ragazzina morta di fame, per piacere? Ah, la strega se n'è andata. A me non mi faranno diventare matta. Io sono Nilda Santigian e ho affrontato i peggiori mostri. No, non può essere! Sono troppo pestiferi, no, no! Thomas, hai visto Flor? No, no, starà lavorando da qualche parte. Ah, lo so che sta lavorando, ma dove? Devo dirle una cosa. Roberta, non te la prendere con me. Può darsi che stia con la signora Nilda di sopra. Sopra dove? La signora Nilda. Salve, hai visto? Che succede? Dietro! E dietro, figli di Satana! Chi ha un esorcista? No, Flor, perché no, ho detto di sparire dalla mia vista, mostri! Sì, grazie, andiamo. Addio. La pacchia è finita. E certo, è una Saint-Jean? Ha la doppia personalità, come dice Martin. Sì, sì, e chissà perché lei ha preso questo attacco. Scusa, non t'avevo visto. Maya, che c'è? Non so. Non lo so, era tanto che non suonavo il piano. A dirti la verità, mi ero dimenticato di quanto suonavi bene. È incredibile. E io mi ero dimenticata di quanto mi fa bene suonarlo. È per questo che sei triste? No, non sono triste per questo. È che ho molta paura perché non sono sicura. No, non so. Allora, dimmi. Di cosa non sei sicura? Non lo so. Beh, a me sembra che se hai delle incertezze alla tua età non c'è niente di male, sei un adolescente. È normale. E credo che crescendo troverai la tua rotta, la tua via, e poi sarai più sicura. Lo spero, davvero. Maya! Che sorpresa, che fai seduta al piano? Come che faccio seduta al piano? Io ti ho promesso che se tu guarivi io riprendevo. Ed eccomi qui. Non ci posso credere. Ti ringrazio. Ti ringrazio tanto. Non sai che gioia mi dai.
Come sarebbe contenta, mamma, se ti ascoltasse seduta qui suonando il pianoforte. È vero, diglielo, piccolo mio. Greta, per sicuro favore. Sicuro che Maria l'ascolterà, come dire sempre, Floricienta. No, no. Non discutere. La gente che ti ama non andare mai via per sempre e poi torna ad aiutare. Ok. Bene. Bene, mamma. Hai sentito suonare Maya e... E io da parte mia ti prometto che troverò il miglior maestro che possa... Ti prendo in parola, eh? E poi ti prometto che non smetterò di badare alla tua bimba viziata. Amore mio! Sì, che c'è? Stai parlando con il quadro? No, no, che sì, sì, stavo parlando con il quadro. Bisogna chiamare la rosticceria, ma... perché non si può. Qui nessuno si occupa dell'alimentazione della famiglia. Bisogna chiamare. Scusa, ma Floricienta già preparare tutta cena. È tutto pronta. Proprio per questo ha maggior ragione. Delfina, per favore. Va bene. Allora, Greta, mostraci con cosa ci sorprenderà la nuova cuoca della casa. Che bontà. Io ammirare tutte queste cose con molta curiosità. Fatto io rima! Molto bene, Florence, complimenti. Bene, si nota che hai imparato in fretta. Ha visto? E non sa quello che farà domani. Farà delle crepe, un omelette. Non te lo dico perché cerco Flor. Ma perché? Lei non ha segreti per me. Beh, io sì, questa è una cosa confidenziale. Non mi parlare difficile perché non ci capisco niente. No, per favore, non fatemi niente. Che succede, fatemi niente. Le abbiamo fatto qualcosa? Non scherzate. È il pipistrello, allora? Che? Noi non c'entriamo niente, proprio niente. No. Come no? Chi può fare uno scherzo così pesante? Qualcuno che vorrebbe che lei se ne andasse. Certo. Ascoltami, questo cibo è già cotto, quindi non lo mettere nel forno, va bene? D'accordo, non lo farò. Comunque, anche se lo sembro, io non sono mica stupida, sai. E poi, se ti riferisci ai polli, non sono stata io. Ah, vuoi dire che i polli hanno preso fuoco da soli? Non lo so, può essere. Ma lo potresti chiedere alla signorina Delfina, che è rimasta sola in cucina guardandoli attentamente dal vetro del forno. Perché mi guardate? Figuratevi se rischio di rovinarmi le unghie per controllare il forno, il pollo. Ma per favore, io... Ti sei dimenticata di Titina? Che? Dove? Ah! Fermo! Ah, Flor. Ti piacciono così tanto i fiori? Che fai? Come stai? No, stavo pensando un'altra cosa. Me ne sono accorta. Insomma, come va? Tutto bene. Come è andato il primo giorno di scuola? No, non me lo dire, un disastro. Pensa, 3 compiti in classe. Tre un vero compiti? Disastro. Ah, la prof di lettere ha un odore. Non sai quello che è. Non lo so, forse non si lava. Non lo so schifo, quello che fa. Schifo, Franco. Sì, è uno schifo veramente. Scherzi su tutto. Beh, Franco Fritz e Walden è così. E chi è Flor? Franco? È la bambinaia? Sì. Sì, è la bambinaia. Sì. È di lei che ti sei innamorato, vero? No, signora Nilda, brutto autista, da 4 soldi, sta zitto, schifoso! Chi ti ha mandato? Mia nipote maggiore, rispondi! Che succede, Florencia? Dimmelo subito, pensi che io sia stupida? Che c'è? Sentiamo! No, scusa, è che in questa casa mi chiamano di qua, mi chiamano di là e così non ho potuto occuparmi di te, perdona. Ok, va bene. Hai visto che ho fatto altre 2 torte? Grazie. Vinci 1000 punti con le torte nuove. Sei una maga della cucina, una regina, un mito. Florencia, ma... Oh!
Occupato, occupato! Perché? No, non entri, signor Federico! Perché? Non entri, perché? Se ne vada! E perché? Perché non puoi? Per è le torte! Sì, abbiamo fatto altre torte! Siamo un battaglione qui, che crede! Abbiamo fatto un sacco di torte! Ma come hai fatto a cucinare tanto in così poco tempo? Ha visto? Quando mi ci metto, mi ci metto! Quando non mi ci metto, non mi ci metto! Vada, vada, vada! Scarabaggi! Florencia, cosa ci fa questa donna in casa mia? Le dico che è la prima volta che vedo questa donna in vita mia? No. Federico ha ragione. Mi ha scoperto così ingenuamente. Voglio morire. Dopo tutto lo sforzo che ha fatto questa donna per coprirmi. Dica qualcosa. Stai zitta. Signora, mi può spiegare cosa fa in casa mia? Io posso dirle che a me non importa un cavolo della famiglia Fritzenwalden. Cosa? Ok, è la me. L'unica cosa che importa è Flor. Le voglio molto bene, le voglio un bene infinito, un tesoro. E tutto quello che mi chiede io lo faccio. Se vuole che lavi, lavo. Se vuole che stiri, tiro. Io stiro. Se vuole che cucini, cucino. Io cucino. Se vuole che io faccia il bagno ai suoi fratellini con una spugna dura, io gli faccio anche il bagno. Gli faccio anche il bagno con la spugna dura. È chiaro? Sì, è chiaro. Vediamo, dimmi una cosa, Florence. Tu hai chiamato questa signora perché venisse a cucinare per noi? Sì, e che voleva che facessi? Vi avrei avvelenati tutti se continuavo a cucinare io. L'ho fatto per disperazione, solo per amore vostro. Per favore. Non mi crede. È solo qui. Mi può ascoltare. La perdoni. Lei è così buono. Non sia cattivo. Guardi che faccetta che ha, così carina. Ha una faccetta così da bravo ragazzo che quasi mi fa paura guardarlo. Se mi manderà via, morirò. No. Va bene. Smettetela, sì, ti perdono, ma ho una condizione. La condizione è che lei, Titina, accetti di essere la nostra cuoca fino a che non ritorna Antonio. Accetta! Neanche per idea. Titina, per favore. Allora. Che ci fa questa stupida cuoca cicciona in questa casa? Neanche per idea disprezzerò la preziosa offerta che mi ha appena fatto. La ringrazio molto, tesoro, della sua offerta. Mi dia un bacio sulla guancia. Se questa ridicola donna si fermerà qui per cucinare qualunque tipo di cibo, io ti giuro che mi ammazzo. Perché sai quello che farà? Mi farà venire un'indigestione, mi avvelenerà e quel che è peggio è che mi farà diventare grassa come lei! Malala. Non lo assumere, Federico, te lo chiedo per favore. Malala, le decisioni in questa casa le prendo io. No! Va bene. Bene, tutto risolto. No, non è risolto. Io ho assunto Titina perché ne abbiamo bisogno, ma voglio sapere se c'è qualcos'altro. Qualche altra bugia che dovrei sapere. Io non dico mai bugie. Ah, sono contento allora. Perché se c'è una cosa che non sopporto sono le bugie. Mi hai quasi ammazzato. Anima e corpo. Mi avevi spaventato. Dai, non esagerare, nonnina. Non mi chiamare così. Non sei più mia nipote. Ma come hai potuto fare una cosa simile e dare la colpa ai piccoli? Ma che ti succede? Ti sei schierata con quei mocciosi. Posso sapere per quale motivo tutto a un tratto mi vedi come se fossi diventata il tuo peggior nemico? Perché te lo meriti. Sei uguale a tua madre, senza morale né sentimenti. Oh, che parole dure. Perché non te ne vai? Perché non sparisci per sempre dalla mia vita? Non ti voglio mai più vedere. Che succede, Nilda? Me ne vado. Perché? Io all'inizio non volevo accettare, ma beh, non lo so, sono innamorato. Ma non capisco, Franco, è lei che... non avrebbe avuto il tempo, no. Sono stato io. Sai, quando l'ho vista me ne sono innamorato come un bambino. È così strano quello che si prova quando si è innamorati, è terribile. E allora, Franco? No, beh, allora... niente, diciamo che... ha preso una decisione e non mi ha dato la possibilità di... semplicemente mi ha detto di no. Che strano, no? Perché io sono molto sciolto con le ragazze, generalmente. Al contrario, invece adesso, mi sembra di perdere colpi. Ma non è vero. Cosa? Se dico che prima già mi piacevi e che adesso mi piaci un po' di più... sì, insomma, io... Se vuoi...
Ah. Io posso aiutarti a dimenticarla. La verità è che mi sei stata simpatica fin dal principio. In te c'è, non lo so, un mistero, qualcosa che mi intriga molto. Ma che mistero ci deve essere? Sì, sì, mi dice perché se ne sta andando? No, te l'ho già detto, c'è un'epidemia in campagna, mi stanno morendo le mucche e se non controllo divento povera. Lei diventa povera? Va bene, non me lo vuole dire. Va bene, va spero bene. Che vada tutto bene. Sì, anch'io lo spero, magari. Nilda. Sì, cara. Perché non dici a Flor che Delfina ti ha fatto un sacco di cattiverie per mandarti via? Per me è giusto che tutti lo sappiano. Senti, Delfina, mia nipote, non la tratterò mai come se fosse un'estranea, capito? No. Pazienza. E beh, un giorno poi lo capirete. E non fa niente, non fa niente. Baci, 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 questa vecchia brontolona se ne va. Nilda, sì, mi permetta per favore che l'accompagni all'aeroporto? No, ho già chiamato un taxi. No, non ci pensi neanche. Mi permetta allora che sia Pedro che l'accompagni. Ah, va bene, l'idea bene. Mi piace. Così lo faccio arrabbiare fino all'ultimo. Bene, vediamo, Tecito, saluta Agata. Dai, un bacetto. No, oh, poverina, sto dormendo, così, non la disturbare. Brava. E se non la svegliamo e poi salta. Se vuoi, portati via Tecito. Alla fine io ho già con chi litigare. Roberta! Non è proprio la stessa cosa, però... Oh, piano, piano, mettilo piano. Che tesoro, che ti sei. Ti auguro una vita felice. Tesoro. Abbi cura di te. Piano, fai piano. Avanti. Ciao, Agata. Ecco, e speriamo che facciano dei gattini, così poi ce ne porti uno. Certo! Bella idea! Ciao, ciao, tesoro, ci vediamo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Cara, a presto. Mi piace come realizzi i miei desideri. Se lo dici per tutto quello che ho fatto alla vecchia, beh, io sono molto preoccupato. No, non ti preoccupare per l'arpia, ho già pensato io a tutto. La cosa importante è che se ne vada. E se mi denuncia col tuo fidanzato? No, no, non ti preoccupare, no, non lo farà mai. Attenta, attenta! Eccoli, eccoli! Che facciamo? Che facciamo? Dove mi metto? Nasconditi lì sotto! Sotto! Sì, sì, sì! Ehi, coprimi! Mi copro! Allora, faccia buon viaggio. Pedro, per favore, avrei bisogno, se fossi così gentile, che portasse Nilda all'aeroporto. Sì, sì, signore, sì. Grazie. Questo sarà un viaggio divertentissimo! Per di qua, signora, così non si stancherà. Prego. Nilda, fin da ora sappia che questa è casa sua e può tornare quando grazie, vuole. Grazie, caro. Beh, non ci siamo conosciuti molto, ma provo molto affetto per te. Grazie. Desidero che tu sia molto felice con mia nipote, o chi che sia, capito? Sì. Se devi rischiare per qualcuno, fallo. Le auguro buona fortuna. Grazie, caro. Tu che fai qui? Ma che bei consigli che stavi dando al mio fidanzato, nonnina. Delfina, sei pazza! Io scendo! Stai sequestrando tua nonna! Per favore, non ti agitare. Stiamo seguendo gli ordini di Federico. Fino a che non ti vedo salire sull'aereo e ti allontani per sempre, non ti lasceremo. Ah, non te l'ho detto. Mi porto via Agata e Tecito. Apri il finestrino, li buttiamo subito fuori dal finestrino! Se apri, ti butto il gatto in faccia e ti giuro che lo faccio! Com'è dolce il sapore della vendetta! Non avrei mai immaginato che sarebbe mancata tanto la nonna Nilda. E a te? Ti manca Tecito? Ah, è un gatto rognoso! Ce ne sono milioni per strada, milioni! È uguale, ma nessuno si chiama Tecito. Certo, ma quando voglio vado per strada, mi prendo il primo che vedo e me lo porto dritto a casa. Facile. Ah, sì, può essere. Io, per esempio, quando stavo per strada mi facevo amici un sacco di gatti. È una cosa normale, ovvio. È quello che faccio io. Sei sicura di star bene? Sì. Sto bene, sto bene. Bene. Sto bene. Sto bene.
siete Gito! Sei molto dolce, Lucia. Tu sei molto dolce. Pensi che io possa aiutarti a dimenticare un po' Flor? No, non lo so. Magari se mi dai un altro bacio, può essere. Se mi dai un altro bacio, sì. Un altro? Oh, guarda, quello non è Franco. Che fa con quella stupidina tinta di biondo? Quell'unico stupidino sono io che non ne rimorchio una. Mio fratello ci riesce con tutte. Ciao, Carlos, caro. Sì, sono io, Malala. Senti, tesoro, io ho trovato quei soldi che mi hai chiesto, ma devo avere qualche garanzia che recuperi i soldi che ho investito, no? Rilassati, che il tuo amore ha tutto sotto controllo. Ma, no, va bene, non è per quello, è che sono una donna d'affari, capisci? E mi piace stare con i piedi per terra. Sì, senti, dimmi un po', Carlos, quando posso darti tutti quei soldi? Sicuramente mamma sta pagando quel tipo. Carlos è un gigolò. Chi si è scordato le chiavi e si è attaccata al campanello? Signorina Lucrezia! Sa che è successo? Mi scusi se sono venuta così presto, ma ho dimenticato la valigetta. Ah, che spattuna! Me ne sono accorta ora. Non so dove abbia la testa. Bene, arrivederci. La valigetta! Qui non c'è. Sarà questa per caso. Ecco la prima, meno male che l'ha recuperata. Mi racconti, mi dica se ha potuto fare la predica al nuovo ribelle della famiglia Marti. A Marti? Sì, gli ha fatto una predica che meno male. Lo so, ho delle notizie di Dominique. Sì? È arrivata bene a casa. Veramente? E sono tutti molto contenti. Ah, non ci posso credere. Le mancate molto, però. Sì, che bello. Arrivederci. Professoressa Domenezzi, come sta? Signor Federico. Come va? Tutto bene? Molto bene. Qualche novità da Domenica? Stavo proprio raccontando a sua zia che è arrivata bene a casa. Quale zia? Come quale zia? Ma sua zia Lucrezia, è ovvio. Lei, mia zia. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas. Les falta el...